Oh, buongiorno, ciao, chi c'è qui? Ah, Beh, ci si rivede. noi come freelance camp abbiamo sempre tutti gli anni supportato delle È buone vero. cause. Abbiamo iniziato con i terremoti, È vero, c'è tutta la terremoto serie. dell'Emilia, mi ricordo. Sì, Poi migranti e altre cose. Adesso medici non mi senza ricordo frontiere, esattamente tutti direi. i progetti, ma praticamente ogni anno, diciamo, i ricavati e vari sono stati Mediterranea, deboliti. certo. Mediterranea, esatto. Ma Una grande come storia che continua. Alessandra, com'è arrivata questa ONG ugandese? Io mi sono perso l'inizio, il primo link. Da Ah, guarda, dove? è arrivata tramite MailChimp, perché sempre i link sono sempre numerosi. E, dato che MailChimp ha la directory dei partner accessibile direttamente dall'applicazione, quindi ogni tanto c'è un pulsante, un link, hire an expert, chiedi a un esperto, che molto spesso viene scambiato per un chiedi all'esperto gratis. In realtà nella testa di MailChimp significa assumi un esperto, però insomma arrivano anche diverse richieste che poi ciascuno di noi decide come gestire. E in realtà questa richiesta non è arrivata direttamente a me, ma a una mia collega americana che, equivocandola per una richiesta, diciamo, di lavoro for business, però in quel momento era completamente piena, per cui nella nostra chat Slack ha chiesto se qualcuno voleva occuparsene. E io ho detto: vabbè, non ho mai lavorato con nessun progetto africano, proviamoci. E poi quindi sono entrata in questo tunnel così di cui adesso racconterò un pochino tutta la storia. Anzi, se mi mettete sulle slide, la inizio a raccontare. È iniziata così, quindi proprio da una richiesta di aiuto di Simon, che è il presidente di CEFAR, il centro per la salute riproduttiva degli adolescenti, che è una micro ONG ugandese, fondata alcuni anni fa da un gruppo di medici, paramedici, operatori umanitari, tutti ugandesi. E che cosa fa CEFAR? Si occupa di salute riproduttiva, si occupa di contrasto ai matrimoni precoci. E il problema di CEFAR quest'anno è che in questi anni loro hanno portato avanti la loro attività soprattutto grazie a donazioni da parte di una benefattrice, una signora inglese. L'Uganda è una ex colonia britannica, e questa signora inglese ha finanziato per diversi anni le loro attività. E purtroppo questa signora l'anno scorso è morta, per cui loro si sono visti, diciamo, prosciugare i loro budget, che non sono dei budget da grandi ONG internazionali, sono insomma, delle quantità di denaro che magari a noi sembrano davvero, insomma, anche scarse, insomma, le cose con cui non ci si fonderebbe una SRL in Italia. E loro si sono trovati in questa situazione di grande necessità, senza sapere bene come muoversi, perché nessuno di loro aveva delle competenze spinte in comunicazione e nell'attivazione di processi di fundraising al di fuori dell'Uganda. Per cui, avendo aperto un account MailChimp con il piano free e avendo trovato questa opportunità dell'interpellare qualche esperto, hanno provato a rivolgersi a una persona che gli sembrava competente e questa persona li ha girati a me. E io sono andata a guardarmi il loro sito e ho subito capito che non sarebbe stato un progetto for business, ma mi è molto anche piaciuto il loro approccio e quello che loro fanno, per cui gli ho chiesto di mandarmi un po' di informazioni, ci siamo sentiti in call e quando ho capito più o meno di cosa avevano bisogno, ho fatto una chiamata a raccolta degli aiuti che probabilmente molte molte di voi hanno visto nel gruppo Facebook del Freelance Camp, quindi cercando volontari per un progetto pro bono. E ho così raccolto un piccolo drappello di persone straordinarie,
e ve le faccio vedere qui. Emanuele Ravissi, che ha insieme a me coordinato la strategia, e soprattutto lui sul versante social. Ambra Caramatti, che ha revisionato tutti i testi del loro sito, delle loro mail, di tutti i loro elementi di comunicazione. Abbiamo costruito insieme delle presentazioni delle attività di CEFAR che fossero convincenti e fossero anche ben scritte. Nicola Stocco e Cristiano Ferrari, che hanno rimesso, si sono occupati di tutta la parte di programmazione del sito web. Katia Donato, che ha affiancato Emanuele in tutta la gestione dei social, e naturalmente io mi sono occupata di MailChimp e delle newsletter. Il nostro obiettivo da gennaio in avanti è stato ed è attivare un flusso di donazioni sufficiente a sostenere le attività di CEFAR. E la nostra to-do list fin dall'inizio è stata abbastanza densa. Innanzitutto c'era il sito di CEFAR. Quando l'abbiamo trovato noi, era, diciamo, un Elementor in versione gratuita, con diverse pagine vuote, altre pagine piene ma piuttosto disordinate, e insomma tutto da ripensare, riorganizzare, alleggerire e insomma integrare con tutto il resto. I testi del sito erano non erano adeguati a raccontare nel modo giusto le cose che loro fanno, per cui abbiamo raccolto da Simon e dagli altri una serie di testimonianze, una serie di racconti su quella che è la loro attività e la loro storia, e li abbiamo riscritti interamente. C'era tutta la parte di comunicazione via email. C'era una lista, ma era stata usata pochissimo, e la cosa che io ho fatto è stata riorganizzare questa lista, organizzare e sistemare il template, sistemare soprattutto una micro serie di benvenuto, anche se l'account è free, l'ho hackerato in modo da riuscire a mandare una serie di messaggi dopo l'iscrizione che raccontano a puntate quello che fa CEFAR, e insieme alla serie di benvenuto abbiamo anche cominciato a scrivere alle persone in lista per ricordarli e aggiornarli sulle attività dell'ONG e soprattutto la loro comunicazione social su Facebook e su Instagram, impostando una serie di campagne con l'obiettivo di aumentare la reach della nostra ONG e iniziare ad attivare del traffico verso il sito, soprattutto verso la pagina delle donazioni. Vi racconto un pochino meglio quello che fanno. Uno dei loro campi d'azione principali è il contrasto ai matrimoni precoci, che sono una realtà che purtroppo interessa una buona parte delle bambine e delle ragazzine ugandesi. Fanno attività di animazione di comunità legate allo sport, legate anche alle danze tradizionali. Queste attività hanno sia l'obiettivo di tirare via i ragazzi dalla strada, sia di rafforzare legami all'interno delle comunità e di dare fiducia e senso di sé ai ragazzini e alle ragazzine del nord dell'Uganda, che è una terra veramente che ha vissuto negli ultimi decenni una storia molto molto pesante. Vocational skills sono il training professionale, quindi laboratori che insegnano un mestiere, dalla sartoria alla parrucchiere, alla riparazione di motori, alla fabbricazione di saponi, eccetera, e soprattutto l'attività di supporto alla salute riproduttiva, quindi incontri di educazione sessuale, incontri sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, ambulatori mobili per fare il pap test, distribuzione di contraccettivi, eccetera. Io devo dire che una cosa che ci ha anche stupito e fatto anche piacere è che loro hanno una posizione molto, molto più progressista di quella che magari noi ci potremmo immaginare pensando all'Africa. Lottano per i diritti delle ragazze, dei ragazzi e anche delle persone con orientamento sessuale non binario, degli omosessuali, sono molto lottano per una società con più diritti e con più benessere per tutti e per tutte.
Ovviamente questo progetto, per quanto sia entusiasmante e gratificante, ha anche i suoi momenti di fatica. Tutto richiede più tempo, è complicato. Ci sono anche proprio delle complicazioni operative, tipo che durante le elezioni in Uganda, internet in Uganda è stata mezza bloccata per un paio di settimane e quindi parlarsi, comunicarsi, trasmettersi dei materiali non era semplicissimo. Abbiamo avuto un sacco di complicazioni per far arrivare soldi a CEFAR. Su Facebook non è possibile attivare la raccolta di fondi diretta dalla pagina perché l'Uganda non è fra i paesi eligible. PayPal in Uganda non accetta né donazioni né trasferimenti diretti. Loro usavano e usano tuttora una piattaforma per ricevere pagamenti, Flutterwave, è una piattaforma basata in Africa e quindi funzionerebbe anche bene in Africa, ha anche delle tariffe decenti, ma non accetta PayPal e purtroppo non funziona con tre quarti delle carte di credito occidentali con cui l'abbiamo provata, tipo che di 30 tentativi di donazione, 7 sono andati a buon fine, gli altri 23 sono stati annullati, sono stati rifiutati dal circuito bancario nostro. Alla fine siamo arrivati a decidere di utilizzare Givingway. Givingway è una piattaforma internazionale che raccoglie donazioni per ONG e piccole strutture anche in parti del mondo, diciamo, con un sistema creditizio e bancario più complicato. Givingway funziona, accetta anche PayPal. Lo svantaggio è che ha delle commissioni più alte di Flutterwave, ma insomma, meglio pagare delle commissioni alte su delle donazioni che vanno a buon fine che pagare delle commissioni basse su delle donazioni che non riescono ad essere portate a termine. Abbiamo attivato una campagna di advertising, ovviamente per questa campagna c'era bisogno di un budget e questo budget non lo potevamo chiedere ai nostri non clienti, quindi ci siamo dati un budget iniziale noi e abbiamo messo i soldi per fare advertising. Una parte li ha messi Emanuele, una parte li abbiamo messi noi di Digital Update come causa dell'anno del progetto Freelance Camp e più i soldi con cui abbiamo provato le varie carte di credito. E quindi è un progetto, diciamo, che non posso assolutamente considerare completato, è un progetto in progress, è un progetto su cui continuiamo ad avere bisogno di contributi, magari fra un pochino chiederemo anche di dare un po' il cambio a qualcuno di questo team di freelance. È un progetto che, devo dire, mi ha fatto imparare molte cose. Innanzitutto mi ha fatto pensare a come poter dare. È un lusso che ci guadagniamo ogni giorno. Io dico spesso, io non voglio lavorare, abbassare i miei prezzi per lavorare. Io voglio farmi pagare molto bene, proprio perché poi mi posso permettere di o di non lavorare o di dedicare il mio tempo, anche gratuitamente, a delle cause che mi interessano. La seconda cosa su cui ho riflettuto è che lavorare insieme è un gran bel modo per conoscersi. Io naturalmente conoscevo anche prima alcune delle persone di questo gruppo di lavoro, altre invece non le conoscevo e fare questo percorso insieme mi ha insegnato molte cose, mi ha permesso di prendere le misure, di capire come lavorano, di capire se posso lavorarci insieme o consigliarle a qualcun altro. E l'altra cosa, forse la più importante, è che dobbiamo sempre ricordarci che c'è un mondo là fuori. Io in queste settimane, in questi mesi, mi sono ristudiata un po' di storia dell'Africa, ho letto dei romanzi, ho letto degli articoli, ho ascoltato dei podcast e devo dire, mettere la testa fuori e uscire dalle nostre stanzette è sempre tanto utile, ci apre la mente, ci apre il cuore, ci insegna i punti di vista e gli approcci al mondo diversi dai nostri, ci fa viaggiare e adesso viaggiare solamente con la mente, ma insomma, quando la situazione migliorerà, chissà, magari andiamo anche a trovarli dal vivo in Uganda. L'ultima cosa che vi dico è che naturalmente adesso mi aspetto che voi durante la prossima pausa caffè facciate un giro nell'area Expo e oltre che andare a trovare MailChimp, Doc Servizi e Silvia da Digital Update,
date anche un'occhiata, passate anche dallo stand di CEFAR, lì trovate direttamente il link alla pagina delle donazioni, andate a sperimentare la fantastica piattaforma GivingWay, fateci fare bella figura, naturalmente. E quando riusciremo a fare anche il freelance camp in Uganda, abbiamo la piattaforma per collegarci e lo facciamo internazionale.